Siamo lodati Gesù e Maria. Celebriamo oggi con gioia la festa dell'esaltazione della Santa Croce e in queste riflessioni darò prima qualche indicazione storica sulle origini di questa festa e poi una riflessione sul senso della croce alla luce della prima lettura che abbiamo ascoltato del Vangelo. Allora, tutto ebbe inizio quando Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, aiutata dal monaco Macario durante un pellegrinaggio a Gerusalemme nel 326, ritrovò la croce di nostro Signore Gesù Cristo. Ne estrasse un frammento molto grande e la portò a Roma. Sapete che a Roma fu costruita una basilica fino a San Giovanni, che è quella di Santa Croce in Gerusalemme, e il resto della croce chiaramente venne custodita a Gerusalemme e lì rimase fino all'anno 614, quando il re persiano Cosroe II, che pose sotto assedio Gerusalemme, pretese come bottino di guerra la Santa Croce e se la portò in Persia. Lì rimase per 14 anni, fino a quando l'imperatore d'Oriente, rimase solo l'impero romano d'Oriente, Erasmo I, indisse una santa crociata e si andò a riprendere la croce e la riportò a Gerusalemme trionfalmente nell'anno 628. Qua la festa di oggi ricorda proprio il ritorno trionfale della Santa Croce recuperata dall'imperatore a Gerusalemme. È questo che ricorda la festività liturgica, un po' come il 7 ottobre che ricorda la vittoria di Lepanto. Quindi le sante battaglie che abbiamo dovuto combattere anche per custodire, capite che la reliquia della Santa Croce, che qua è stata frammentata, ci sono frammenti sparsi in tutto il mondo, in alcuni luoghi con frammenti molto molto grandi, diversi frammenti sono anche contenuti qui da noi nella cappella della Madonna delle Vittorie, penso per di Piave, è il gioiello più prezioso che abbiamo, capite, perché è anche l'attestazione, diciamo così, storica e certa di quello che Gesù ha fatto e sofferto per noi. Ora volgiamo un po' lo sguardo alla croce, lo facciamo sotto un punto di vista un pochino particolare, perché dobbiamo riflettere un po', no? Prima lettura, il popolo di Israele comincia a mormorare, a chiacchierare, questo peccato è espresso attraverso l'immagine dei serpenti che mordevano serpenti, chi fa pensare al serpente, lo sapete bene, sotto i piedi di chi sta il serpente, e appena mozzicavano moriva. E come guariva? Attenzione, Mosè prende un'asta verticale e sopra in orizzontale ci mette un serpente. Chiunque guardava questo segno misterioso non moriva. Serpente in asse orizzontale. La croce è composta da un asse verticale e da un asse orizzontale. Gesù nel Vangelo, abbiamo ascoltato, riprende questa simbologia. Guardate che come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Quindi collega a questa immagine il suo sacrificio della croce. Ora, cosa significa questa immagine? Figlioli miei cari, l'asta verticale della croce rappresenta la divina volontà, la volontà di Dio, che avrebbe dovuto essere l'unico nutrimento dell'uomo. Da dove è nato il male? Cosa ha fatto il serpente antico nell'Eden? Ha detto all'uomo: non fare quello che Dio vuole, da oggi in poi comincia a decidere tu, detto in due parole. Quindi l'operazione del serpente non è altro che far nascere, e purtroppo è nata e ce la portiamo dietro, una volontà umana separata da quella divina. E quindi, capite, dentro quest'asta che sarebbe stata perfetta, voi sapete, la Bibbia dice che la via di Dio è diritta, quindi immaginate quest'asta, la volontà di Dio che scende dal cielo e si dona e si comunica all'uomo, e l'uomo è la fa sua e vive in questo modo. Non ci sarebbe stato questo segno. Voi capite che il segno orizzontale in aritmetica cosa indica? Il meno. Il segno negativo è il segno del male. Allora, nell'Antico Testamento c'è una figura, quindi questo serpente sarà ammazzato, diciamo così,
dalla divina volontà, quindi dal ripristino della divina volontà, ecco perché viene messo sopra l'asta. Capite? Solo questo era un simbolo. E Gesù che cosa ha fatto? Vedete? La volontà umana, come dire, incrocia la volontà divina, incrocia la croce e le si oppone. Allora, cosa ha inventato questo Signore? Ha trasformato questa cosa e da qui nasce il male, capite? Il male nel mondo è nato dalla nascita della volontà umana e l'istigatore di questo è il serpente, è il demonio. Guardate, ogni volta che noi, anche nel poco, facciamo le cose di testa nostra, diamo sempre vita al serpente, siamo sempre muzzicati dal suo veleno, può essere poco o può essere tanto. Io vi dico, sono un sacerdote, grazie a Dio, d'accordo? Tutti i danni, tutte quante le persone che esistono sul pianeta della Terra vengono tutti da qui, io lo vedo tutti i giorni, tutti, e certi giorni ti prendono pena nel cuore. Sapete che c'è una tradizione, qualche giorno fa abbiamo celebrato la festa della Natività della Madonna, no? Ci sono alcuni scritti santi che dicono che la Divina Maria, appena uscita alla luce, lei aveva già lo suo libero arbitrio, gli ha avuto una sofferenza e un'angoscia immensa. Perché? Perché ha visto la razza umana vivere una vita orribile a causa dell'asta orizzontale della croce, cioè della volontà umana che si oppone a quella divina e porta male, 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 sempre, dovunque, comunque. Allora, il nostro Signore l'ha presa in questo incrocio che forma la croce, e che cosa ha fatto? Soffrendo e morendo sulla croce, cosa ha fatto Gesù soffrendo e morendo su questa opposizione apparentemente irreversibile tra volontà umana e volontà divina? Le ha riconciliate, le ha rimesse in pace. E sulla croce che cosa ha fatto? Ha portato al massimo grado possibile l'amore di Dio e l'obbedienza a Lui. Lo vedremo durante l'adorazione di questa sera, la seconda lettura di oggi, che era scelta, è la lettura su cui vedremo questa sera durante l'adorazione. Obbediente fino alla morte di croce. E sulla croce ha anche riscattato la volontà, perché con l'asta orizzontale ha amato noi il prossimo in misura che più grande non è concepibile, compiendo e realizzando la nostra salvezza. Capite? Quindi lei, allora, in questo mondo, stando le cose in questo modo, è assolutamente inevitabile passare per la croce se vogliamo essere santi. Per forza, capite? Se uno capisce questa verità, questa rivelazione, noi abbiamo creato la volontà umana che si oppone a Dio. E quindi il processo di riassunzione della nostra volontà umana in quella divina richiede dolore, non può essere in dolore. Per questo che poi Gesù nel Vangelo dice: se uno vuole venire di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché il danno che abbiamo fatto è che se noi lasciamo la nostra volontà, la nostra libertà allo stato frato, si trova in opposizione a quella divina, e stando in opposizione a quella divina combina solo guai. E per riordinarsi nella conformità alla volontà divina necessita la sofferenza. Ecco perché la sofferenza e la croce sono necessarie, non perché Dio si diverte a farci soffrire, perché siamo noi che l'abbiamo creata la croce, capite? L'abbiamo creata noi. E sapete che in teologia si è sempre discusso, dice: ma se l'uomo non avesse peccato, Gesù sarebbe venuto sulla terra? Certo. Ma sarebbe morto in croce Gesù? No. La croce non sarebbe manco esistita. Non era necessario. Perché vivere nella divina volontà, amare Dio e amare il prossimo, cosa che è scritta nel nostro cuore, sarebbe stata la cosa più facile, più bella e più ordinaria, senza nessun tipo di problema, senza lacrime, senza dolore, senza affanno e senza niente di tutto questo, capite? Quindi ricordiamo sempre una cosa a luce di questo, stiamo sempre attenti, perché poi l'uomo adesso si trova che lui è la causa di tutti i danni, e poi se la prende con il Padre Eterno. E io veramente, il Padre Eterno c'è veramente tanta pazienza, è comprensibile, perché noi se abbiamo la testa piccolina e la luce su tante cose purtroppo non ce l'abbiamo, ma tutto il male che noi vediamo, come Santa Madre Chiesa ci ricorda ogni volta che ci raduniamo, deve essere concepito solo in questo modo: per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e non c'entra nessun altro, perché tutti ne siamo responsabili, nessuno è escluso.
La croce è stato lo strumento con cui Gesù si è preso tutto il male da noi creato, perché l'abbiamo creato noi, e lo ha distrutto, ed è quindi la via che ci indica, perché tutto quanto il male che noi stessi creiamo con lui lo possiamo distruggere e ritornare in comune con lui. Ecco perché quando arriva la croce nella nostra vita, la sofferenza di qualunque genere, facciamo bene attenzione a farne tesoro. Voi sapete che a fianco al crocifisso c'erano le due posizioni che si possono avere nella croce. Uno dice: ah, tu sei andato in croce, ah, sei sempre di Dio, scendi tu e fammi scendere pure a me, che Dio sei che permetti la sofferenza, come se fosse colpa sua la sofferenza, che se la stava assumendo non dovendo. E quell'altro che ha fatto: Signore mio, a me mi sta bene che sto qui, perché tutto questo l'ho creato io. Te no, tu non dovresti stare qua, tu ci stai solo per amore mio, e quindi ricordati di me. È un nuovo paradiso. Quindi, se ci ribelliamo alla croce, bestemmiamo Dio come quando cattivo ladrone, soffriamo di più e andiamo all'inferno. Se ci rassegniamo alla croce, glorifichiamo Dio, soffriamo di meno, perché comunque con l'accettazione la croce diventa più leggera, e andiamo in paradiso. Guardate che non ci sono, la terza via ce l'erano due fianco a Gesù, non tre, non c'è un'altra soluzione al di fuori di questi due. O facciamo della croce uno strumento di salvezza, vedendolo in questo modo, oppure diventerà il nostro strumento di condanna, perché noi l'abbiamo fatta e poi non la rifiutiamo in quanto salvifica. E ci porterà dal grande rifiutatore della croce, dal primo che si è messo di traverso con la divina volontà, che è il demonio e che ha origine la causa di tutti quanti i mali. Lui è stato il primo a mettersi di traverso. Ecco. Chiediamo alla Divina Maria, che è stata una grande amica della croce, anche lei innocente, che tanto ha sofferto solo per noi. Domani contempleremo in questa celebrazione, forse celebreremo, no, senza posto, nella cappella della Dolorata, per chi ci viene, così dopo la prepareremo, ce l'abbiamo la cappella qui a fianco, la Madonna Dolorata, che era socia di Gesù e che anche lei innocente ha preso la croce per noi, perché imparassimo a prenderla con loro e oltre a beneficiare della salvezza che da essa viene, la facessimo mortificare imparando a portarla sulle orme di Gesù e a trasformarla come Dio vuole in strumento di salvezza. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.